Ancora lacrime da Covid in Irpinia, si è spento questa mattina al Moscati un 76enne di Sperone che da 3 giorni lottava nel reparto di terapia intensiva. Il virus ha peggiorato un quadro clinico già compromesso, come per le altre 14 persone venute a mancare in questa cosiddetta fase 2. Il totale da inizio emergenza è di 72 persone scomparse a causa del coronavirus. Il numero di positivi non accenna a diminuire, costantemente in crescita quello dei ricoveri. Per ora situazione sotto controllo, ma il trend indica che occorre prepararsi a reggere un nuovo urto. Sul fronte sanitario continuano gli accessi e lo testimonia questo incremento anche chi opera su un altro campo, quello della sanificazione delle ambulanze che arrivano qui all'ospedale Moscati di Avellino. Quanti interventi in questo periodo? Oggi ne abbiamo 22 e ne abbiamo fatto oltre 80 dal primo del mese. Un buon numero di positività del Covid. Notte e giorno questo? H24, sì. Da segnalare a Solofra il costante calo dei pazienti che si trovano all'ospedale Landolfi, il preludio probabilmente del reperimento di posti letto Covid che verranno attivati nella Valle dell'Irno con il trasferimento di personale e pazienti alla città ospedaliera. Qui sono oggi 47 ricoverati nella palazzina Covid, di cui 2 in terapia intensiva, ma cresce il numero dei posti letto anche in malattie infettive e crescerà evidentemente anche il numero dei posti letto con la probabile attivazione di Solofra. La necessità di una sinergia tra ASL e Moscati in questa fase di emergenza è più che mai indispensabile. Abbiamo osservato alcune criticità che riguardavano la sanificazione dei locali per gli operatori del 118, sanificazione avvenuta dopo il dialogo tra le 2 aziende ospedaliere, perché il 118 è un po' un ibrido a metà tra ASL e Moscati. Insomma, senza dialogo, senza interconnessioni non si va da nessuna parte, e così bisognerà continuare ad affrontare l'emergenza.